Ciao ragazzi, bentrovati. Qualcuno di voi mi ha suggerito di sorridere di più, cerco di farlo anche se è difficilissimo fare questi video registrati. Allora, oggi ho deciso di cucinare con quello che ho nel frigo, senza comprare nulla per agevolare qualche ricetta interessante, simpatica, facile con quello che un po' la nostra dispensa ci regala. Per cui farò i gnocchi di pane e ricotta, vi prego fateli anche con i vostri bambini perché è una ricetta super facile e super gustosa. Andiamo a preparare. Per questa ricetta vi servirà del pane raffermo, del latte, del sale, del pepe, se volete, se l'avete, della noce moscata, 1 o 2 uova, del parmigiano, un po' di farina e della ricotta. Andiamo subito ad ammollare il pane nel latte, per cui metteremo il pane in questa ciotola e lo faremo riposare per 10 minuti con del latte per farlo ammorbidire. Il pane dovrà essere praticamente ricoperto d'acqua. Man mano che si asciuga, magari aggiungetene ancora un pochino finché il pane sarà perfettamente strizzabile e morbido. Questo era particolarmente raffermo, per cui dovrò attendere ancora qualche minuto. A questo punto il vostro pane sarà ammollato e l'avrete strizzato ben bene in modo che sia asciutto ma morbido, come vedete, per fare l'impasto. Possiamo iniziare ad aggiungere i nostri ingredienti. Questo era pane di alta mura, chiaramente un ottimo pane, peraltro fatto col lievito madre. Migliore sarà la vostra materia prima, visto che qui parliamo veramente di avanzi, meglio sarà in termini anche di gusto. A questo punto aggiungiamo un po' di ricotta, poi vi metto le dosi nella ricetta, il parmigiano. E iniziamo un attimo ad amalgamare il tutto. Aggiungiamo il resto della ricotta. Verranno come dei canederli alla ricotta. L'impasto sta per, come dire, prendere un po' una forma. A questo punto metteremo un po' di farina, un uovo e continuiamo a mescolare. Ricordatevi anche di, mettere del sale e del pepe. Io chiaramente qua vado un po' a occhio. Se le volete fare un pochino più aromatizzate, metterete anche della noce moscata. E andiamo avanti a mescolare finché si potranno lavorare dandogli la forma o di grossi gnocchi o addirittura di canederli. Ecco a voi. Il mio consiglio è quello di bagnarvi le mani in modo che l'impasto si possa staccare bene dalle mani. Potete decidere di fare grandezze diverse, potete farle un po' più grandine come i canederli oppure come dei gnocchetti un po' più piccole. Quindi io le ho fatte di 2 dimensioni, poi vedremo la resa. Ricordatevi solo di bagnare le mani in modo che il composto vi si stacchi per bene dal palmo, insomma. Perfetto, ora andiamo in cottura, ne cuociamo magari uno o due alla volta, se volete al massimo tre. Io ho fatto un piccolo pentolino perché chiaramente non ne farò molti. Lasciamo cuocere qualche minuto finché vengono a galla. Mentre i vostri canederli o gnocchi di ricotta verranno a galla, nel frattempo preparerete un po' di burro e salvia così da condirli in modo semplice e veloce. Completerete con del parmigiano grattugiato.
Terminiamo ancora qualche minuto la cottura dei canederli e impiattiamo. Eccomi qui con la speranza che non mi cada il cellulare nel pentolino. Allora, i canederli sono pronti, li scoliamo per comodità con un colino o con una schiumarola, a seconda di quello che avete. Li scoliamo bene e a questo punto li condiamo con il burro fuso, la salvia e il parmigiano.